Roberto Masià, tecnico del Club San Paolo, vincitrice oggi nell'anticipo a Monserrato, una vittoria che ci voleva, appunto punti per migliorare la classifica. Sì, sono dei punti che a noi servono come l'aria. Abbiamo affrontato questo campionato con grande umiltà, però ci stiamo rendendo conto che affrontiamo squadre che sono più blasonate e hanno un livello superiore a quello nostro. Noi stiamo cercando di abituarci, di cercare di fare una buona figura. Abbiamo dentro dei ragazzi molto giovani, dei ragazzi esperti che stanno dimostrando di avere una grande voglia di far capire a tutti che possono starci anche a questi livelli. Il nostro unico problema è che facciamo pochi gol. Ecco, infatti, con quello di oggi 7-3 in 10 gare, un po' pochini. Bisogna sicura, forse quello è il lato dove dovete migliorare parecchio. Dobbiamo migliorare moltissimo su questa posizione offensiva dei nostri ragazzi, perché obiettivamente qualche occasione l'abbiamo, però non è sufficiente, perché se fai solo 3 gol in 10 giornate è una media da squadra che sta proprio a 0 punti. Fortunatamente noi abbiamo capitalizzato al massimo i pochi gol che abbiamo fatto, e questo per fortuna ci permette di essere ancora vivi. Sicuramente faremo un campionato di grande difficoltà, grande sacrificio, però garantisco che i miei ragazzi non molleranno un pallone sino a quando la partita, il campionato è finito. Ecco, nella testimonianza della gara di oggi avete sbloccato al primo tempo con un bellissimo gol di Lugas, poi nella ripresa vi siete chiusi bene, avete tentato qualche ripartenza, comunque il carattere fino alla fine è stato eccezionale. Sì, sì, una risposta molto molto importante dai miei ragazzi. Mi aspettavo di incontrare Monserrato veramente all'altezza, e l'hanno dimostrato, hanno giocato molto molto bene. Lavorano con un allenatore che a me piace molto per le idee. Ricordiamo Riccardo Farci. Riccardo Farci, che è molto, molto, mi ha delle idee veramente ottime. Sapevamo che ci trovavamo in difficoltà con una squadra così, però ci siamo dati da fare soprattutto con la determinazione. Ecco, nonostante appunto mister Farci abbia continuato a mettere dentro dei giocatori offensivi, comunque grandi occasioni ne hanno avuto, merito comunque del fatto che vi siete chiusi bene, ma comunque non solamente la fase difensiva, avete comunque cercato di ripartire. No, abbiamo cercato di ripartire, diciamo che lavoriamo in settimana con l'altro mister, che è mister Beppe Vesta, su tutte le situazioni settore per settore. Diciamo che adesso ci sta dando grandi risultati il settore difensivo, perché eccetto il primo tempo dove loro hanno tirato parecchio verso la nostra porta, fortunatamente per noi senza prenderla, il secondo tempo non hanno quasi mai tirato, hanno sì avuto un predominio del campo, però fortunatamente per noi siamo riusciti a essere abbastanza compatti. Certo, se ci andava bene una ripartenza forse avremmo potuto anche fare il raddoppio, ma non era un gol meritato. In prima categoria con un fuoriquota voi invece andate oltre le regole, siete sempre in campo con tanti giovani. Ma diciamo che noi vogliamo portare avanti i ragazzi del nostro settore giovanile, dove abbiamo allenatori e istruttori di livello, e allora portiamo avanti i nostri ragazzi. Abbiamo molti 95, moltissimi 91, molti 90, insomma abbiamo una squadra che in prospettiva potrà fare molto molto bene nel futuro. Ecco, importante per una società giovane come il Club San Paolo arrivare in una categoria comunque importante come la prima, e quindi bisogna fare di tutto per mantenerla. Cercheremo di fare l'impossibile per mantenerla, tenendo presente che abbiamo i mezzi economici veramente ridotti all'osso, però noi faremo l'impossibile per mantenere questa categoria. Lotteremo sino all'ultima goccia di sudore per cercare di mantenere una categoria che, avuta come ripescaggio, vogliamo onorare e mantenere per il futuro dei nostri giovani, che l'anno scorso, non dimentichiamocelo, facevano il campionato a livelli regionali. Quest'anno, di questi ragazzi del 95, ogni domenica ce ne sono 4 o 5 in campo dall'inizio e qualcheduno subentra, quindi una politica soprattutto mirata a una crescita di questi giovani,
insieme agli altri un po' meno giovani, ma pur sempre giovani, che deve portare un po' di risultato a lunga scadenza. Speriamo che la lunga scadenza sia una fortuna mantenere questa categoria e quindi proseguire con un programma che va al di là di questa stagione, dove noi, sia i ragazzi della prima squadra che di tutto il settore giovanile, facciamo fare un allenamento specifico di calcio a 5 a tutti i nostri giocatori per un miglioramento della qualità tecnica decisionale. E quindi questo ci permetterà di avere in futuro ragazzi ancora più pronti. Ecco, nell'immediato cercate un bis di vittoria che ancora non avete fatto in campionato. Si riparte dalla determinazione e dalla voglia che avete mostrato oggi? Assolutamente sì. Andiamo ad affrontare l'Orione, che secondo me è una delle migliori squadre che c'è in questo girone, perché è allenato da un allenatore che c'è da parecchi anni, che lavora molto bene, una squadra compatta con grande individualità. Noi cercheremo di fronteggiarla con la determinazione, con la voglia, con la costanza e con i movimenti che proviamo tutte le settimane per provare a fare qualche altro golletto. L'unico neo di oggi è l'espulsione finale di Sirigu, che vi priverà appunto di un giocatore importante. Ci priva di un giocatore molto importante, però nel calcio ci stanno. Diciamo che uno dei nostri obiettivi è sempre la Coppa Disciplina, che vorrei che i nostri ragazzi fossero corretti ed educati. Su questo lavoriamo moltissimo. E il fatto che sia stato buttato fuori per doppia ammonizione ci può anche stare. Diciamo che il primo fallo forse non era da ammonizione, il secondo non lo so, però l'arbitro ha fatto una grandissima partita e devo sottolineare che la classe arbitrale quest'anno è veramente all'altezza della situazione. Veramente sono da soli in campo i direttori di gara, ma sempre molto molto presenti, sono molto molto soddisfatto. Va bene, ringraziamo Roberto Masia, tecnico appunto del Club San Paolo, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie mille.